un nome che è già dolce di per sé, un Ricciarello che abbinato a un viso così dolce ci conferma ancora il personaggio che è lei. Ma io rispetto tutti, rispetto logicamente anche gli esseri umani, i bambini soprattutto e gli anziani. Dalla dolcezza del cognome all'amore per il suo cane, Katia Ricciarelli, la conosciutissima cantante lirica che domenica scorsa ha inaugurato le luci natalizie in piazza Santa Caterina a Vallo della Lucania, si confessa al microfono di Massimo Stifano. Vedo che se le brillano gli occhi parlando del suo cane. Il mio cane ha 17 anni, è 17 anni che io ce l'ho, l'ho trovato per strada, è un bastardino, una bastardina. Quindi quando vedo i cani per strada io impazzisco, chi fa del male ai cani poi veramente merita veramente la galera. Però non è detto che uno che non vuole tenere il cane in casa gli debba far del male oppure lo abbandoni per strada. Dopo l'accensione delle luci, un momento conviviale condiviso con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Aloia presso l'Enoteca L'Alchimista di Piazza Vittorio Emanuele. Per la soprano, lo chef ha preparato una prelibatezza a base di fichi bianchi. È un cuoco che sta diventando famoso più di quanto già non lo sia. Pensa che ha dato da mangiare stasera a Katia Ricciarelli. Buonasera. Cioccolata, l'hai pigliata per la gola? Sì, effettivamente. È golosa? Penso proprio di sì. Che cosa ha mangiato? Uno scoop? No, erano giusto un assaggino di un brownie al cioccolato e dei fichi bianchi del Cilento ricoperti di cioccolato fondente all'arancia. In chiusura della serata, la Ricciarelli ha raggiunto il palco del Teatro De Berardinis per Agora Contemporanea, un programma di eventi musicali e culturali che vede Vallo come comune capofila. In una sala gremita di gente, sul palco insieme alla Ricciarelli c'era il chitarrista Espedito De Marino. Beh, siamo con un nome illustre, ormai compaesano dobbiamo dire, perché qua a Vallo si di casa ormai. Beh, soprattutto stasera con Katia Ricciarelli è un'occasione importantissima in questa vostra meravigliosa città, in un teatro molto bello che io vedo per la prima volta. Bellissimo, veramente significa che ci tenete alla cultura. Non a caso Vallo, città della musica, quindi complimenti. È nella città della musica proprio, giù. Beh. Avete già provato? Sì, abbiamo provato, siamo pronti, alle 8:30 precisi iniziamo. Bravo maestro! Matteo Ricciarelli! Bravo!